Buonasera a tutti, bentornati su Cattinosa Show su Milano News in diretta tutti i venerdì alle 18 per parlare del mondo del calcio femminile Meneghino e dintorni. E come sempre, come ogni settimana, tornano i nostri anche collegamenti con i nostri soliti ospiti. Infatti qui con me stasera avremo Giulia Leone, giocatrice da città di Segrate. Buonasera Giulia, come stai? Tutto Buonasera bene? Buonasera a tutti, tutto bene, grazie. Insomma, oggi in questa oggi una giornata abbastanza brutta riguardo al tempo, però noi siamo qui comunque per parlare un po' di promozione. Torniamo nel girone B dopo settimana scorsa in cui avevamo ospitato il Bresso. Giulia, però inizio con la domanda un po' più banalotta per te, ovvero dove nasce la tua passione per il calcio e se magari hai avuto qualche difficoltà all'inizio a coltivarla. Allora, parto dal fatto che fin quando ero piccola ho sempre avuto la passione per il calcio. Insomma, i primi calci al pallone li ho iniziati a dare quando avevo all'incirca 5-6 anni più o meno. Ho giocato a calcio dall'età di 9-10 anni perché mia mamma non era tanto propensa alla quale. Poi, insomma, si è un po' abituata, infatti ho giocato in una squadretta di oratorio. E poi ho ripreso verso i 20 anni più o meno, quindi non è da moltissimo che gioco. Faccio calcio a 5 nel mio paese e da quando sono qui ho iniziato a fare calcio a 11. Infatti, cercando un po' di informazioni, perché ormai Giacinti, Girelli si trova tutto facilmente in giro, invece per le ragazze che giocate magari in promozione, in eccellenza, è un po' difficile trovare le prime informazioni su tutto campo. Infatti questa è la tua prima stagione, dice, al Segrate, vero? Quindi esatto. E anche la tua prima nel mondo del calcio 11, quindi ti chiedo com'è che sei arrivata ad approcciarti con il Segrate? Allora, inizialmente sono stata invitata, essendomi trasferita qua non conoscevo nessuno, quindi trovando un gruppo di amici mi hanno invitato e quindi ho iniziato, insomma, questa esperienza totalmente diversa dal calcio a 5 sicuramente. Infatti ancora adesso ho qualche difficoltà perché comunque partendo dal fiato è totalmente un'altra cosa, però molto 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 più bello sicuramente. Eh sì, perché poi il calcio a 5 praticamente tutti scatti avanti e indietro, quindi si corre anche in realtà anche di più perché non ci sono proprio momenti morti. A questo punto ti chiedo dove hai giocato magari a calcio a 5 e comunque ci racconti un po' questa esperienza che qua non trattiamo. Ho fatto un po' la nomade in realtà perché non ho avuto una squadra fissa. Ho giocato per un anno in un piccolo paesino chiamato Villa Castelli in provincia di Brindisi. Poi sono stata nel Ceglie, nella squadra della mia cittadina e infine ho fatto l'ultimo anno in Serie C con il Martina Franca, squadra che adesso non esiste più, sempre di calcio a 5. Martina Franca, squadra pugliese, giusto? Esatto, sì. Conosco molto bene le bombette di Martina Franca, che sono un po' uno dei piatti tipici. La carne in generale, forse. Assolutamente. E senti, arrivando a parlare un po' appunto della squadra del Segrate, abbiamo intanto la nostra grafica che ci fa vedere la classifica proprio in questo momento del girone B del campionato di promozione lombarda. Siamo ormai nel finale di stagione, manca davvero 4 partite prima dei playoff. Vediamo come il Segrate in questo momento ha 27 punti in classifica, a soli 2 dal Varedo, insomma, per entrare in questa zona playoff. E quindi ti chiedo subito, Giulia, di raccontarmi un po' la vostra stagione. Comunque l'obiettivo fin dall'inizio era lottare per entrare in questa zona playoff. Esatto, e sicuramente sarà sempre quello di lottare, qualsiasi cosa succeda. Inizio di stagione che è partito esplosivo, infatti abbiamo fatto molto bene le prime partite, anche con squadre abbastanza importanti, tipo la Riozzese, una bella squadra. C'è stato un momento statico, un po' per stanchezza, un po' di pensieri, no? E adesso ci stiamo riprendendo, sicuramente continueremo a lottare fino a raggiungere i nostri obiettivi. Appunto, tra l'altro, riguardo a differenza del girone A, il girone B sembra davvero molto più equilibrato, anche guardando un po' la classifica, ci sono un po' di squadre in pochi punti. Ti volevo chiedere, anche se mi parli proprio del livello, dal tuo punto di vista, proprio dal campo, da giocatrice, come ti sembra appunto il livello comunque del girone?
Allora, un bel livello, come dicevo, ci sono, cioè io noto proprio le squadre che hanno pochi punti con le squadre che hanno appunto che sono prime, seconde, un livello totalmente differente, buone squadre, sicuramente molto corretto dal punto di vista proprio del gioco, hanno un bel gioco. Cercheremo anche noi di imitarle perché secondo me sono delle bellissime squadre, ecco. Infatti, tra l'altro, parlando proprio con le ragazze del Bresso, mi raccontavano di come alla fine non c'era tanto la squadra materasso, forse qualcuna sicuramente ha qualcosa in meno, però con tutte ce la si può giocare fino alla Sì, fine. no, certo, quello sì, sicuramente, però chiaramente noti le differenze, quelle ragazze, no, che hanno magari un po' più di esperienza, perché ci sono ragazze che giocano da diversi anni, con magari squadre, ragazze che hanno iniziato da poco. Ecco, quelle le differenze si noteranno sicuramente. Tra l'altro abbiamo parlato appunto di fine stagione, noi abbiamo provato anche una grafica con i prossimi quattro impegni prima appunto dei playoff che si giocheranno successivamente, gli ultimi impegni del Segrate appunto proprio per vedere questa fine, questa lotta per cercare di raggiungerli. Adesso affronterete appunto il Cornate, in questo momento ultimo in classifica, Tornate, sì. esatto, poi il Bresso, poi l'Ariuzzese, quindi la seconda in questo momento della classe, e poi il Montorfano, che anche lui ancora potrebbe sognare di raggiungerli, visto che matematicamente è ancora dentro. Ti chiedo intanto cosa vi aspettate da questa partita e immagino che soprattutto la partita con l'Ariosese sia quella più importante tra tutte. Quella più importante. Beh, ci aspettiamo comunque di vincere sicuramente. L'obiettivo principale è quello di fare bene, quello comunque di arrivare all'obiettivo prefissato. Cercheremo di metterci tutto quello che abbiamo e niente. E Vediamo un senti, po'. ti chiedo, anzi faccio quasi una doppia domanda, ti chiedo qual è il punto di forza secondo te della squadra proprio magari per riuscire a raggiungere questo obiettivo magari rispetto alle altre? E se la tua risposta che spesso mi date è il gruppo, ti chiedo come mai nel calcio femminile il gruppo, visto che me lo dite praticamente tutte, è così importante? Esatto, sicuramente il gruppo. Il gruppo e certe volte dico mantenere i nervi saldi, che insomma noi femminucce siamo un po' col nervo scoperto, rispetto ai maschietti siamo un po' più suscettibili. Ecco. E ti dico il gruppo perché, cioè, se non si fa gruppo, il calcio è uno sport di squadra, appunto, se no uno si iscrive in palestra, va in palestra, fa da solo. Invece il gruppo è importante perché una mano insieme all'altra forma un gran lavoro. Assolutamente, tra l'altro abbiamo visto anche quest'anno, seguendo il Milan femminile, proprio delle varie difficoltà che hanno avuto proprio all'interno dello spogliatoio, come ha condizionato un po' la stagione. Noi adesso usciamo un attimo dallo studio per andare a vedere invece gli highlights del Vigignolo, che ha battuto 3-0 la Virtus Cantalupo, e quindi ci andiamo subito a vedere i gol del Vigi Women. Amici di Vighi Channel, buonasera dal centro sportivo La Fornace. Vighi Women affronta la Virtus Cantalupo. È conquistato dal Cantalupo che poi va alla conclusione. E c'è la prima parata di Selena Falciani. Sta palla Susanna Sguizzi. Poi l'appoggio per il sinistro senza successo di Gaia Franchi. La battuta sarà di Chiara Branca. Pallone morbido dentro, rimbalza poi l'intervento, Susanna Sguizzi, la sblocca lei, 1-0 Vighi. Il Vighi è riuscito a mettere la freccia adesso al passo, ora Bellito, Susanna Sguizzi col piattone sinistro, costringe alla parata Losi, alza la testa il number one della Virtus Cantalupo. Poi Doca, pasticcia, Vito Scantalupo, poi il piattone di Gaia Franchi che non trova la porta. Che occasione per il Vighi. C'è Susanna Sguizzi che porta a calciare col mancino, il tiro al palo! Clamoroso di Susanna Sguizzi. Bellito. Non c'è fallo. Susanna Sguizzi entra in area.
E stavolta non sbaglia Susanna Squizzi, 2-0 Vighi, doppietta personale per la numero 11. Poi Cantalupo che devi difendersi dalla pressione. Pasticcio, la palla stata da Bellito che si gira e segna il 3-0 Erika Bellito. Ora lo stop di Bellito, Susanna Sguizzi, poi Franchi, poi crociare col destro, invece rientra sul sinistro, calcia ma debole la conclusione, la numero 4, bisogna chiudere, rientro anche di Clara Sguizzi che tarda un po' l'azione, poi il tiro innocuo, provato dal Cantalupo. Finisce il match con il Vighigliolo femminile che si impone 3-0 sulla Virtus Cantalupo e mantiene il terzo posto in classifica. Siamo con Donatella Sciuto, star of the match di questa partita. Direi che sei meritato il premio per tutto quello che hai fatto in questo campionato, per l'impegno che ci hai messo. Oggi insomma partita difficile perché avete solo 14 giocatrici, ci avete messo il cuore, la grinta, direi che questo è lo spirito del Vighi. Quindi contento, siamo soddisfatti di questa vittoria, no? Esatto, sì, siamo contentissimi, è la mia prima partita, cioè la prima partita che gioco 90 minuti dopo tanto tempo, siamo felicissimi, abbiamo un obiettivo, stiamo cercando di inseguirlo al meglio e speriamo di riuscire a farcela. Insomma, 3 gol segnati contro l'avversario tosto, che direi che comunque non è una partita facile, insomma direi che sono punti che valgono tanto, no? Esatto. A questo punto della stagione, dove volete arrivare? Non si può dire, è una cosa che teniamo per noi, però stiamo puntando abbastanza alto. Bene, allora fai vedere bene il premio. Complimenti, alla prossima, ciao. Ciao. Torniamo qui nei nostri studi qua su Milano News. Abbiamo visto appunto la vittoria del Vighignolo contro la Virtus Cantalupo, squadra partecipante al girone B della promozione lombarda, ma adesso andiamo a vedere anche l'eccellenza lombarda perché si è disputata la 27esima giornata, anche qui siamo ormai sul finire del campionato e si è mosso qualcosa comunque in alta classifica perché come vediamo ci sono Bosconi ha battuto 2-0 il Gavirate, il Minerva 5-1 il Sedriano, 3 team Brescia 1-0 il Crema, ma le partite che ci interessano di più sono quelle sul fondo perché il Lumezzane batte 6-0 l'Oratorio 2B e approfitta un po' del pareggio tra le altre due squadre in questo momento d'alta classifica, Vittuone e Monterosso che pareggiano 1-1. Infatti andando a vedere subito anche la classifica con comunque ancora tanti asterischi tra i tanti riposi di questa categoria, il Lumezzani in questo momento è sia 50 punti come il Vittuone ma deve giocare con una partita in meno e quindi cambia in maniera considerevole adesso la classifica con il Lumezzani che ne approfitta e si prende il capo, mentre invece chiude il Tabiago alla fine con 6 punti la graduatoria. Vediamo anche il programma della 28esima giornata con Crema Lumezzane, Doverese Football Leone, Oratorio 2B Tabiago, Vittone 3 Team Brescia e Sedriano Gavirate. Io però a questo punto torno ovviamente da Giulia per continuare comunque la nostra intervista e prima ti ho chiesto un po' il punto di forza della squadra, no? Per raggiungere i propri obiettivi. Volevo chiederti tu come singolo invece cosa senti di poter dare alle tue compagne e alla tua formazione per aiutarle a raggiungere questo obiettivo. Beh, cerco anche di dare comunque stanchezza, pensieri, nonostante queste cose qua, comunque si cerca di dare sempre tutto. È normale che ogni tanto una delle due sovrasta l'altra, però non deve essere una scusa per mollare, insomma. Senti, invece per chi non ti conosce, scusami, sei... Pensavo avessi finito, scusami. No, dimmi pure. No, volevo chiederti appunto, se invece descriviti anche un po' come calciatrice, perché magari non tutti sanno le tue doti tecniche, anche perché è molto difficile seguire la promozione, anche proprio vederla giocare in campo, quindi volevo chiederti che tipo di giocatrice sei. Ah, allora, sono puntata soprattutto verso l'attacco, centravanti, insomma. E sto imparando tanto perché comunque come dicevo prima da calcio a 5 a calcio a 11 è totalmente differente la cosa. Come dicevo prima ho parecchie difficoltà soprattutto nel mantenere il mio ruolo, cioè io cerco sempre di andare un po' là, quindi mi trovo parecchio dispersa in campo e dovrò migliorare parecchio.
Però la voglia non manca e ci riuscirò sicuramente. Guarda, mi hai anche anticipato la prossima domanda perché volevo chiederti proprio dove sentivi di doverti migliorare. Immagino che comunque venendo dal calcio a 5 avrai una buona base per la tecnica comunque. Dai, abbastanza, sì, abbastanza. Sì, assolutamente. Ovviamente non si smette mai di crescere, di imparare. Cercheremo sempre di migliorarci, insomma. L'obiettivo mio è sempre quello, fare sempre, cercare sempre di più, imparare sempre cose nuove. Senti, E da magari questo. anche far imparare al gruppo squadra cose nuove, magari non focalizzarci solo su determinate cose, insomma. Certamente, da questo punto di vista, il mister, come ti sta aiutando? Perché comunque immagino che anche per lui cercare di spiegare elementi che magari sembrano un po' più basilari per altre tue compagne, immagino che comunque ti sia a fianco Guarda, il proprio. mister non potevo trovare persona migliore. Penso che uno dei più bravi che abbia avuto, dal punto di vista umano, comunque fa parecchio gruppo con noi ragazzi, è come se fosse un fratello maggiore per noi. Quindi solo complimenti per lui. Ci aiuta nel senso che ci spiega tante cose. Cerca di mettersi a tu per tu anche con noi, allenandosi con noi, facendo le partitelle con noi, quindi è molto, ti invoglia parecchio. Come se fosse, sì, appunto, un fratello maggiore. Anche il nostro preparatore atletico, abbiamo il preparatore atletico che ogni martedì è sempre presente per farci trovare il fiato, anzi farci costruire il fiato con esercizi parecchio complessi, ma parecchio soddisfacenti, insomma. A questo punto saliamo ancora di categoria, dopo l'eccellenza andiamo a vedere anche la Serie C, nello specifico il nostro caro girone A, dove giocano Real Meda e Fiamma Monza, che stiamo seguendo ormai da inizio anno. Vediamo subito la vittoria del Genoa, ha perso 1 sulla Pistoiese, la Ternana cade in casa con la Solbiatese 2-1, vittoria per 5-1 del Livrea sulla Lucchese, il nostro povero Fiamma Monza perde 6-0 con l'Orobica nel derby dello scorso weekend, il Perugia batte di misura il Caprera, il Pinerolo batte 4-1 lo Spezia, Pontedera Pavia finisce 0-4, infine il Real Meda che riesce a trovare questo importantissimo punto contro la capolista Arezzo. Tra poco vedremo addirittura anche gli highlights. Andiamo a vedere un po' più nello specifico anche i risultati delle squadre, a partire dal Fiamma Monza che appunto subisce di molto anche De Vecchis, che segna addirittura 4 gol, mentre il Real Meda appunto ci pensa la solita Antoniazzi, ormai la bomber bianconera, a rispondere al gol di Vicchiarello, quindi capolista affermata per il Real Meda. E tra l'altro adesso ci andiamo proprio a vedere il pareggio del Real Meda contro la capolista. Thank you.
Rieccoci qui, tornati in studio. Abbiamo visto appunto il pareggio del Real Media con l'Arezzo, che tra l'altro ringraziamo per averci fornito il video, come ringraziamo anche il Vighignolo per gli highlights che abbiamo visto prima. Vediamo a questo punto anche la classifica aggiornata della Serie C dopo 21 giornate, con l'Arezzo appunto sempre in prima testa, con dietro comunque il Pinerolo che ha guadagnato qualche punticino grazie agli ultimi due pareggi degli Amaranto. Però Real Media e Fiamma Monza, le nostre squadre che seguiamo, sono ancora fermi in zona playout. Real Media c'è ancora una partita da recuperare, il Pontedera e la Lucchese distano comunque solo 3 punti per le bianconere, mentre per il Fiamma invece la distanza è un po' più lunga, quindi bisognerà cercare assolutamente di mantenere la categoria. Vediamo anche la 22esima giornata, il programma, con il Fiamma Monza che affronterà il Perugia, quindi scontro diretto per evitare di non essere sorpassati, mentre invece il Real Media avrà un bel match contro il Pavia, che tra l'altro giocherà già domani di sera alle ore 20. Io torno da te a questo punto, Giulia, per chiederti un po', perché sono appassionato di statistiche, ho visto comunque che siete una squadra molto equilibrata, se avete fatto tipo 31 gol e subiti 32, quindi non c'è una grande differenza tra le due fasi di gioco. E guardando un po' la promozione mi sono reso conto che sono le squadre più difensive e più offensive, voi però siete un po' nel mezzo. Sì, noi siamo più, sì, siamo abbastanza equilibrate. Forse un po' più offensiva. Comunque abbiamo un'ala di un certo livello. Saluto tanto Giulia Ferrari, che è la nostra bomber, insomma. E dobbiamo dire grazie a lei per parecchi punti che ci ha dato, insomma. Infatti 16 gol segnati finora. Tra l'altro la intervistai con cartellino rosa, tra l'altro proprio nel periodo della prima quarantena, quindi salutamela stasera quando la vedrai agli allenamenti. Va bene, non mancherò. Volevo chiederti poi un tuo sogno nel cassetto invece, per quanto riguarda appunto la tua carriera calcistica. Ma sicuramente andare avanti, ginocchio permettendo, perché è un piccolo problema, quindi... permettendo, vorrei continuare a giocare e imparare, perché ho parecchio da imparare, non si finisce mai. E quindi magari chissà, sognare in grande con la squadra, insomma cercare di arrivare in qualche posizione importante. Agli obiettivi prefissati, comunque appunto adesso ci sono questi playoff da raggiungere. Iniziamo dai playoff e poi vediamo. Di passo per passo. A questo punto andiamo subito a vedere anche la Serie B. A questo punto, se è giocata la 20esima giornata, andiamo abbastanza anche veloci, perché ci interessa la Pro Sesto, principalmente nel campionato cadetto. Pro Sesto che dopo comunque un po' di risultati consecutivi utili, purtroppo cade contro il Cortefranca per 2-1 nel derby. Cortefranca che ricordiamo sta facendo davvero un grande campionato. Vediamo anche più nello specifico appunto la sconfitta per 2-1 con Picchi e Martani che decidono la partita, non serve alla fine a nulla il gol di Scurati, che comunque aveva aperto le marcature nel primo tempo, poi il Cortefranca nella ripresa l'ha ribaltata. Vediamo proprio la classifica, abbiamo già spoilerato il Cortefranca ancora in terza posizione, sta facendo davvero una grandissima stagione la squadra lombarda. La Pro Sesto invece in questo momento si trova a 4 punti dal Ravenna e dal sogno salvezza. La Torres sta macinando punti, quindi si è allontanata. Vediamo tra l'altro il programma della prossima giornata di questa domenica, con la Pro Sesto che dovrà affrontare il Brescia capolista, quindi sicuramente non una partita facile, un altro derby lombardo comunque per la Pro Sesto. Giulia, torno da te, perché la Serie B come voi si è stoppata a gennaio a causa del Covid, a causa del rialzamento dei casi, quindi ti chiedo un po', secondo te si poteva continuare a giocare come invece ha fatto la Serie C, o è stato giusto fermarsi e recuperare adesso le partite sul fondo di stagione? Secondo me è stato giusto fermarsi, sì, perché insomma se fossimo andati avanti comunque era un cane che si mordeva la coda, quindi è stato giusto così. E poi comunque il campionato
Così dura di più, quindi meglio. Si gioca fino in fondo. E Esatto. senti, tu prima mi hai raccontato un attimo fuori onda che appunto ti sei trasferita da poco a Milano proprio prima del lockdown iniziale in cui è iniziato tutto quanto. Volevo chiederti un po' come hai vissuto comunque questa fase di tutte le nostre vite, come è andata, anche perché giocare a calcio era praticamente impossibile, soprattutto magari per chi gioca in categorie minori. Calcio a 5 pure immagino si sia fermato comunque a lungo. Allora, guarda, no, questa cosa se si è fermato o meno non lo so perché mi sono trovata praticamente nel mezzo tra l'inizio della pandemia e quando ancora non si sapeva nulla. Quindi su questa cosa non ti so dire. Ti posso dire che c'è sicuramente enorme differenza perché si sa, purtroppo giù mancano i fondi, quindi parecchie cose abbiamo dovuto, insomma, crearle noi. Poi da zero, non avevo appunto, cioè, base, pulire la scuola. Quindi è stato bello per quello, è stato anche brutto purtroppo, non potendo più andare avanti, abbiamo comunque visto decadere i nostri lavori ed è stata una bella botta. Assolutamente, ma io tra l'altro appunto Cioè, rispetto spesso qua che comunque. dico spesso appunto si parla del sud comunque sia un po' Che più cosa? indietro rispetto si dice, scusa, adesso c'è probabilmente il temporale non ci sta aiutando un po' con la connessione. Stavo dicendo che appunto al sud spesso si parla comunque che sia un po' più indietro più rispetto al Ah, sì, nord. infatti la vocina è più o meno. Mi senti ora? Sì, esatto, anche se sì, più o meno. Anche se rispetto, magari ti parlo di 10 anni fa, in cui il calcio femminile è tabù, cioè proprio non si poteva nominare, dove magari quelle poche bambine che c'erano giocavano nella scuola con i maschietti. Adesso, fortunatamente si sta evolvendo un po' la cosa e si sta anche ampliando con diverse squadre. Sì. Infatti, quando mi sono affacciata nel mondo del calcio giù, sono rimasta sorprendentemente contenta perché non mi aspettavo così, sinceramente. A questo punto andiamo a vedere infine la nostra Serie A, perché ci manca ancora di vedere i risultati di Milan e Inter. Si è giocata la 18ª giornata lo scorso weekend ed è arrivata una vittoria per le rossonere 2-0 con la Fiorentina, purtroppo una sconfitta per l'Inter 3-1 nel derby d'Italia contro la Juventus. Andiamo a vedere poi più nello specifico le partite col Milan che la sblocca con Valentina Bergamaschi, con il capitano, e poi Linda Tucciri dopo aver procurato l'assist al numero 7 la chiude all'87esimo contro la Viola. E vediamo invece come tramite i sondaggi a cui potete partecipare sulla nostra pagina Instagram di Milano News, avete votato anche la miglior giocatrice del Milan di questo weekend. Avete scelto Valentina Bergamaschi, che ha avuto la meglio con i vostri voti rispetto alla compagna Tucceri. Andiamo a vedere invece l'Inter, che appunto perde 3-1 con la Juventus, apre le marcature Boattin, Bonetti pareggia i conti, poi ancora Boattin e poi ormai la Bonfantini, che sta davvero facendo campionato straordinario, chiudono i conti. Bonetti, la marcatrice dell'Inter, che è stata da voi votata come la miglior nerazzurra del weekend. E invece tra Bonetti e Bergamaschi come miglior giocatrice tra le due meneghine in Serie A è stata votata la capitana del Milan. Quindi io vi ricordo ancora una volta che potete assolutamente andare a votare sulle nostre pagine il lunedì e il giovedì proprio a questi sondaggi per votare la miglior giocatrice del weekend. Andiamo subito di corsa a vedere anche la classifica aggiornata con il Milan, che grazie a questa vittoria sorpassa il Sassuolo battuto dalla Roma, resta 5 punti dalle giallorosse a 4 giornate dal termine. L'Inter invece un po' più lontano. La programmazione dell'ennesima giornata, tra l'altro, ci fa vedere il Milan che volerà in Toscana contro l'Empoli, scambio Milano-Toscana, perché l'Inter invece affronterà domani la Fiorentina in casa. Torno da te, Giulia, per chiederti se comunque tifi qualche squadra a questo Il punto. Milan. Rossonera. Sì, assolutamente. Ultimamente abbiamo tante rossonere qui presenti nei nostri studi. Ti chiedo se sei soddisfatta senza dire più nient'altro comunque della stagione del Milan di Pioli. Sì, assolutamente. Pioli è un grande allenatore. I ragazzi pure, quindi nulla da dire.
Ultimissima domanda, e poi siamo già a molto tempo libero, abbiamo parlato davvero di tantissime cose. Ti chiedo se magari hai qualche idolo calcistico, perché comunque appunto mai in Serie A femminile già ci sono nomi che stanno iniziando ad essere importanti. Ti chiedo se magari tu, sia nel calcio maschile che femminile, invece qualcuno un po' di riferimento. Seguo moltissimo la Girelli, mi piace come persona, come... nonostante sia della Juve, però la seguo moltissimo, sì. Insomma, le campionesse rimangono pur sempre le campionesse. Sì, invece esatto. nel maschile qualche punto di riferimento? Magari allora, proprio... nel maschile adesso no, quando ero piccola ero super impazzita per Kakà. Insomma, non un nome qualunque. Giulia, guarda, io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stata qui con noi. Il prima possibile ci vedremo magari o qui nei nostri studi o molto a bordo volentieri. Campo per seguire proprio una partita del Segrate, magari nei playoff, a cui appunto vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo finale Grazie di stagione. Mille. Salutami Grazie. Appunto il mister e Giulia a questo punto. E a questo punto, buona serata e buoni allenamenti se il tempo ve lo permette. Grazie mille, un saluto a voi e a tutto lo staff. Ovviamente lo staff lo saluto anch'io, lo ringrazio, abbiamo un nuovo regista, cioè il buon Lorenzo dietro di me che appunto ci supporta e sopporta come sempre, e ovviamente ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito da anche questa settimana e vi invito a venirci a guardare anche settimana prossima, sempre il venerdì, sempre alle 18 qua su Milano News, e ovviamente vi lascio con il proseguo del nostro palinsesto, adesso ci sarà dal vivo il nostro telegiornale sulla città di Milano. Buona serata a tutti.